Benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio fare un video risposta all'ultimo video di Matteo Gracis. Si è scusato in quanto aveva precedentemente postato sul suo canale un video in cui esortava le persone che vivono nella Pianura Padana ad andarsene, e alla fine ha detto se non potete o se non volete, alla fine aspettatevi le conseguenze delle vostre azioni, cioè che vi possiate ammalare in futuro. E poi ha fatto quest'ultimo video che ha postato ieri, che ha intitolato Inquinamento, strage silenziosa. Allora, lui cosa ha fatto praticamente? Ha preso su internet la mappa dell'Europa, Inquinamento 2023, e ha, in base alla mappa dell'Europa, aspettate un secondo, eccola qua, l'ho cercata in tempo reale, a far vedere che praticamente le zone più inquinate sono la, ora ve la ingrandisco, aspettate un secondo, sì, aspetta, mi ha rimandato un'altra pagina, ok, ora me la ingrandisce. Eccola qui. E praticamente fa vedere che la zona più inquinata sono la Pianura Padana, la Polonia, che è la prima proprio, e poi vabbè, lui non l'ha nominata, ma c'è anche la zona della Serbia e della Macedonia, che sono parecchio inquinate. E poi dice che comunque ci sono vari distretti, per esempio varie parti della Germania, dell'Olanda, del Belgio, che sono molto inquinate. Vero, verissimo. E in questa mappa però si è scordato di dire che pur essendo aggiornata l'articolo è recente e comunque sia non si vede la scala, è comunque una scala molto piccola. Quindi lui parla di aspettate che passo alla visualizzazione, aspettate un secondo, eccomi qui. Lui praticamente che cosa fa? Parla dell'inquinamento scordandosi di nominare per esempio alcune aree come per esempio la zona della Campania, la famosa terra dei fuochi, oppure per esempio la zona dell'Aspromonte dove da anni la mafia sotterra in modo illegale, comunque cioè, ci sono delle discariche abusive anche create dalla popolazione che scarica in modo del tutto errato, senza un rispetto per l'ambiente, sotterrando i vari rifiuti o comunque accatastandoli in zone isolate. Si è scordato inoltre di fare una menzione all'importantissima inquinamento che ha portato, per esempio, la stessa struttura dell'Ilva di Taranto, che ha reso totalmente da bonificare un'area, mi pare fosse di 1.000 km², una cosa del genere. Il mare è totalmente inquinato, quindi qualunque cosa si peschi in quelle zone è nociva. Le persone hanno, a causa delle polveri, del ferro, eccetera, completamente inondata la città di polveri sottili che provocano problemi e tumori. Quindi ha detto una cosa, secondo me, un po' ovvia, e poi si è anche scusato quando non capisco che motivo c'era di mettere quell'accento sul fatto che le persone dovevano per forza andarsene, non c'era la colpa loro. Non si può incolpare una persona perché vive in un luogo. Se uno è nato, d'altra parte devono essere le istituzioni, lo Stato, cioè che siamo noi stessi, a premere i politici che sono nostri co-co-co, nostri servi, e che devono semplicemente gestire, come un direttore di un supermercato, non è il proprietario, è semplicemente chi deve gestire, fare i turni, gli ordini e basta. E quindi sono quelli che devono poi creare delle norme e che riescano a portare avanti un percorso di bonifica di queste zone. Basti pensare a Quirra, dove
tranquillamente l'esercito fa esercitazioni dove vengono impiegati anche munizioni all'uranio impoverito, quindi ci sono nascite sia di animali che di bambini, a volte con malattie, a volte deformazioni a causa delle radiazioni. Quindi era, diciamo, è un video anche, devo dire, quasi inutile, secondo me, perché è come dire a una persona che vive a Bangkok, a Caracas, la tua città è inquinata. E la domanda è, che ti può fare quella persona è, quindi lo so che è inquinata, non sono mica stupido. Cioè, mi paghi tu l'aereo per arrivare a Roma? Mi paghi tu la casa? No. E allora, cioè, giusto fare un contenuto così mi sa che non ha molto senso, anche perché poi lui ha preso solo il brutto, che pur essendo giornalista indipendente, quanto vuoi, e comunque sia non ha approfondito il tema. Inquinamento, questo è polveri sottili, non ci sono mica solo i PM2.5, PM10, cioè le nanoparticelle che sono ben più pericolose, come fece vedere Beppe Grillo, ecco, una delle poche cose buone che ha fatto. È stata per esempio quella bellissima, bellissimo speciale nel suo show dove ha parlato proprio delle nanoparticelle da inceneritore, che ci sono pochissimi inceneritori che recuperano praticamente queste nanoparticelle evitando che vengano sparse nell'ambiente. Quindi non so alla fine quanto questo inquinamento da lui tanto paventato delle macchine, gli aerei, oddio gli aerei. Vabbè, Milano c'è, Torino, Caselle, che c'è poi in Pianura Padana di grosso aeroporto, Linate, bene, e poi alcuni altri aeroporti importanti del nord Italia, ma voglio dire, perché Bologna, lo stesso per esempio Ciampino non inquina, che tutte le persone che stanno lì vicino manifestano da anni che vogliono ridurre i voli, soprattutto low cost, perché una volta c'era solo il charter. E Fiumicino tipo non viene praticamente nominato, anche se è il primo aeroporto in Italia, perché tanto c'è spazio, c'è il mare, c'è il vento, anche quello inquina però, ok? C'è il vento, c'è Fiumicino che è un piccolo centro, ma inquina, è il decollo di enormi aerei intercontinentali che partono ogni giorno a decine e decine. Bisognerebbe andare tutti in auto elettrica, dice il grande Elon. Sì. Fra virgolette, nel senso anche la macchina elettrica richiede un inquinamento per essere prodotta e anche la stessa ricarica è finto, è falso che è tutta green e poi ammesso che provenga da pannelli solari, da pale eoliche, da turbine sottomarine, queste hanno bisogno di manutenzione anche hanno un ciclo di vita, non sono eterne e quando devono essere smaltite queste pale eoliche tipo che sono fatte da materiali compositi, carbonio, Kevlar, eccetera, non inquina quello? Cioè recuperi il rame, recuperi per esempio i magneti al neodimio, ma quello difficilmente lo recuperi. Quindi non vi crediate che anche in futuro tutto sarà green, tutto sarà invece che la fusione nucleare, noi avremo reattori a fissione, quello che volete. È falso, cioè. Qualunque tecnologia ha dei lati positivi e negativi. Ovvio che usare un SUV come fanno gli americani per fare 100 km al giorno inquini. Allora modifichiamo la gestione generale e modifichiamo anche il modo di pensare delle persone. Gli spostamenti inutili, che non sono quelli di andare al supermercato, quello è anche un modo per uscire di casa, ma andare al lavoro tutti i giorni a 60 km è una stronzata. Basta usare webcam, mail, scanner, non c'è mica bisogno di fare la segretaria fisicamente lì. Cominciamo a pensarla, scusate, in modo differente. Tutto qui. Non è una critica a lui, ma più che altro all'argomento che ha trattato in quel modo, secondo me, un po' superficiale. Tutto qui. Buona serata e alla prossima.